Stecchio è uno che si controlla, è come un contenitore pronto a esplodere, e c'è questo contrasto con Lorenzo, che invece è tutto il contrario. E Snake gli fa un po' come se fosse il fratello, no? Ed è assurdo come poi si lega anche al cane. Snake è una persona molto metodica e ci sono delle persone che gli ruotano intorno, che vivono in base a questo suo disturbo ossessivo-compulsivo, no? È uno che cerca sempre di mettere le cose in ordine e quindi lavora così sia per il cane che per Lorenzo. Il cane è malato, ha il diabete, se non mi sbaglio, ed è legato al suo... cioè ci sono degli orari precisi, no? Dove gli fa le iniezioni, ed è perfetto perché lui è un omega metodico, quindi volevo fare questa esperienza perché in realtà non è che voglia fare l'attore, non è che la mia carriera sia fare l'attore, però... Posso dire che mi è servita parecchio questa esperienza, perché una delle prime regole che mi hanno detto è fai in modo che il tuo personaggio sia il contrario di te, e questa cosa mi ha salvato praticamente, non dico la vita, però mi ha aiutato in parecchie situazioni. Mi è capitato di uscire di casa e di comportarmi come Snake per cercare di capire che cosa può succedere. Ed è incredibile come quando cerchi di essere un'altra persona, poi quando ritorni in te stesso riesci a capire chi sei, quali sono i problemi. Ho voluto fare questa esperienza proprio per cercare anche di allontanarmi da tutto il mondo che mi sono creato dietro, tutto il mondo della musica, tutto il mondo di Salmo, eccetera. Ho fatto di tutto per non farmi trattare come Salmo, ma come Maurizio, e spero di esserci riuscito, ragazzi. L'esperienza è stata, ti ripeto, traumatica, ma è stata veramente figa. Spero di rifarlo, di farne altri. Quello che sto cercando di fare, sai, dopo tutti questi dischi che mi sono fatto a casa da solo, dopo un po' mi sono rotto le palle, ho detto vorrei lavorare per gli altri e vedere che cosa si può fare. Perché a volte mi capita di avere delle idee che io non... probabilmente non riuscirei a fare perché non sono all'altezza, e quindi mi piace cercare di tirare fuori dagli altri. Io sono mega fan di Rick Rubin, non so se lo conoscete. Nella musica mi vedo proiettato verso quello stile lì. Quindi è un periodo dove mi iniziavo a sentirmi un po' vecchio, tra virgolette, non voglio. E quindi sto cercando di stare un po' dietro le quinte, anche nella musica. Credo che anche nel cinema la direzione sia quella, quindi quello di fare il direttore d'orchestra. Comunque sì, è stato molto figo, parecchio figo. Mi piace un sacco.